Dopo l'appuntamento con Mattino 5, su Canale 5 è tornato Forum, il programma condotto da Barbara Palombelli, che ha sorpreso il pubblico con una rivelazione in diretta. In studio, Monsignor Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia Accademia per la Vita, ha presentato il suo nuovo libro, L'algoritmo della vita. Insieme alla conduttrice hanno affrontato il tema dell'intelligenza artificiale in relazione alle parole del Papa Francesco. È stato proprio in questa occasione che la presentatrice ha confessato di avere una passione per lo Spirito Santo. A Forum, nella puntata di oggi, 15 novembre 2024, Barbara Palombelli ha discusso con gli ospiti in studio il rapporto tra intelligenza artificiale ed etica nella società contemporanea. La conduttrice ha citato il discorso del Papa Francesco, che ha sottolineato l'importanza di promuovere un dialogo aperto sul significato delle nuove tecnologie per evitare che diventino mezzi di violenza e discriminazione. Riprendendo le parole del pontefice, Palombelli ha scherzato sul fatto che lo Spirito Santo si sia modernizzato e ha ribadito la sua passione per quest'ultimo. La discussione è proseguita con l'intervento del Monsignor Vincenzo Paglia, che ha evidenziato come molti giovani vivano in un mondo virtuale dimenticando la realtà. Le sue parole hanno suscitato reazioni sui social, con alcuni che hanno ironizzato sul confronto tra intelligenza artificiale e religione. In un mondo in costante evoluzione, l'intelligenza artificiale rappresenta un mezzo utile, ma anche pericoloso per chi non sa gestirla. La domanda rimane: stiamo assistendo a un'evoluzione o a una regressione? Torte molto di internet a tutti.